Telestudio8.it presenta Sport Special, atletica leggera e podismo, un programma di Fabrizio Gulmini. Amiche ed amici sportivi, un cordiale saluto a tutti da parte di Fabrizio Gulmini. Siamo a Barbaresco, provincia di Cuneo, occasione davvero speciale perché da questa località il prossimo 6 di novembre passerà la seconda edizione dell'Ecomaratona del Barbaresco e del Tartufo Bianco d'Alba. Un appuntamento che abbiamo seguito lo scorso anno con le nostre telecamere, ritorneremo naturalmente per questa edizione, ma oggi l'appuntamento è speciale perché proprio dalla piazza, quindi dal centro di Barbaresco, abbiamo invitato a partire dall'organizzatore tanti ospiti, tanti amici di questa Ecomaratona del Barbaresco. Naturalmente non possiamo non parlare anche di questo straordinario vino, siamo proprio nella patria del Barbaresco, lo faremo attraverso i produttori di questo vino. Ma entriamo naturalmente anche nel vivo della gara perché non abbiamo dimenticato una parte fondamentale di tutta questa manifestazione, ovvero gli atleti, e abbiamo invitato anche gli atleti. Proprio per evitare delle lungaggini, entrare subito nel discorso, ve li presenterò man mano nel corso di questo nostro ampio speciale. Il microfono lo vado subito a dare a Massimo Casagrande, che è il presidente del Triangolo Sport. Ciao Massimo. Ciao Fabrizio, grazie per essere tornato qui da noi anche quest'anno per la seconda edizione. E non potevamo non tornare perché l'appuntamento è davvero di quelli invitanti. Tra l'altro so che anche in questa edizione avete lavorato su molte novità a partire dal percorso, poi insieme all'amico Mario Forelli entreremo un po' nel dettaglio perché a lui si deve l'ideazione di questo percorso. Diciamo che è lui che ti è stato un po' con il fiato sul collo per organizzare questa Ecomaratona, vero Massimo? Ma sicuramente Mario è la mia spalla fondamentale nella realizzazione di questo evento e lo ringrazio ad ogni occasione. Poi tra l'altro lui la corre anche sempre, quindi doppio merito anche per lui. Insomma, così fate un po' due cose, cioè andate a vedere quali sono anche pregi e difetti, migliorie. Questo comunque è un segnale importante, cioè le cose non si fanno così tanto per mettere insieme un percorso, ma si va a studiarlo. Senti Massimo, allora, per quelli che ancora non conoscono l'Ecomaratona del Barbaresco, vogliamo ripercorrere un po' a partire dai numeri dello scorso anno, come andò nel 2010? L'anno scorso andò bene perché ci lasciamo al palazzetto di Alba, al Palamaraton, commossi per una manifestazione che un pochettino ci preoccupava. Organizzare una maratona non è mai facile, le maratone ricordo che in Italia non sono molte, sono una sessantina, quindi nella zona mai si era corsa una maratona. Questa è stata la prima maratona della storia nei nostri territori, ma noi avevamo una grossa fortuna che la potevamo correre su dei territori fantastici come sono quelli che ci circondano. Abbiamo delle colline meravigliose per cui è anche più facile raccogliere delle soddisfazioni su questo terreno, sicuramente più impegnativo però per chi la corre. Questo, se da una parte è una cosa impegnativa, dall'altra però gratifica a tutti gli atleti che la corrono. Senti, si riparte ancora una volta dalla bellissima città di Alba. Sì, Alba, la capitale delle Langhe, ospita nel suo cuore la partenza e anche l'arrivo della manifestazione. Piazza Duomo l'anno scorso fu uno spettacolo emozionante con sbandieratori e tanta emozione al via. Quest'anno speriamo di ripetere quella giornata, magari avremo anche il clima che ci aiuterà ancora un pochettino. Senti, tra l'altro, proprio perché qui non si fa mancare davvero nulla, voi è vero che partite per l'organizzazione dell'Ecomaratona del Barbaresco, ricordo seconda edizione 6 novembre 2011, ma soprattutto c'è anche la possibilità di affrontare il percorso della mezza maratona, quindi davvero ad ampio raggio. Sì, abbiamo inserito una mezza maratona chiaramente per dare la possibilità a chi non è abituato sulle lunghe distanze di partecipare ed aumentare l'interesse della manifestazione. C'è stata una grande risposta anche sulla mezza maratona. L'anno scorso ricordo che abbiamo dovuto chiudere le iscrizioni, quest'anno cercheremo di raccogliere il più possibile. Vedremo, oggi sono già arrivate tantissime iscrizioni, vedremo sul finale se saremo costretti a chiudere, anche perché vogliamo mantenere un alto livello qualitativo nei confronti degli atleti e quindi vogliamo gestire le cose al meglio ed evitare sovraffollamenti che potrebbero pregiudicare magari l'esito della manifestazione. Poi torneremo anche sui top runner, sui nomi, parleremo naturalmente anche di Marco Olmo che vediamo in tutti i manifesti promozionali di questa gara, insomma un vostro grande amico. Massimo, passa pure il microfono a Mario, visto che è già qua vicino. Sì. E
Dimmi, no, volevo solo ricordare che Marco Olmo, purtroppo per fortuna per lui, oggi è in Islanda dove sta correndo la per fortuna la sicuramente ha schivato la nostra e quindi sta facendo una manifestazione, quindi non è potuto essere qui, ma l'ho sentito al telefono e ci saluta sarà presente in corsa, è il nostro testimone alla manifestazione Corri con Marco Olmo. Esatto, quindi c'è ancora, lo diciamo anche per quelli che insomma vogliono vederlo correre, vorrà correre insieme a lui. Esatto, anche questo ci mancherebbe, infatti l'abbiamo nominato, però sono sicuro che lui è più contento di stare in Islanda che qua nel nostro salotto, non per niente, perché chi è abituato a correre, insomma, chiaramente vuol fare quello, però è giusto che anche gli amici a casa possano conoscere davvero tutti i dettagli di questa ecomaratona di Barbaresco. Te lo prendo io il microfono, poi te lo ridò, perché non molla mai il microfono, è sempre così, è uguale il nostro caro amico, c'ha tante cose da dire e si preoccupa che la trasmissione dura poco, non abbiamo spiegato che durerà circa tre ore e mezza, sto scherzando Massimo, chiaramente, loro erano già preoccupati, chiaramente, volevano dare forfè. Mario Forelli è invece la persona alla quale si deve l'ideazione di questa ecomaratona, soprattutto per quanto riguarda i tracciati di gara. E vogliamo subito dire, non è il classico tracciato da maratona, perché oltre all'impegno della maratona, insomma, è una gara che sicuramente va preparata. Può riservare chiaramente qualche sorpresa sul percorso, quindi bisogna allenarsi, però ripaga con degli scenari davvero straordinari, non è vero Mario? Certamente, l'idea di questa ecomaratona mi era venuta mentre a Milano correvo la maratona di Milano e c'è un po' di differenza a livello di ambientazione. E la cosa che mi ha colpito era il fatto di correre, io che vado piuttosto adagio, quando oramai avevano riaperto parzialmente le vie, a volte c'erano degli scontri quasi con gli automobilisti, eccetera, allora lì mi era nata l'idea di programmare, di fare, se era possibile, una maratona in un percorso diverso e amando il territorio in cui sono nato, che è quello delle Langhe, avevo pensato di fare una maratona nei sentieri e nelle strade delle Langhe. Per questo motivo ho trovato Massimo, gli sono stato dietro finché sono riuscito a immaginiamo che avrai proprio, come si dice, bisogna battere il chiodo finché sono riuscito a convincerlo e assieme siamo riusciti a portare a termine questo progetto che è stato, mi sembra, ha avuto un buon successo, soprattutto perché abbiamo un territorio stupendo sia in questa stagione ma soprattutto quando corriamo la maratona, cioè a inizio di novembre, perché ci sono dei colori stupendi a livello delle viti, che le foglie cambiano colore e sembra di essere in un paesaggio dipinto da un pittore impressionista formidabile. E correre, l'idea di portare a correre delle persone, degli atleti in questo ambiente è stata la cosa, la molla che ci ha spinto per portare avanti questo discorso ed è stato, direi, molto apprezzato da tutti quelli che hanno partecipato. L'anno scorso purtroppo per questioni di tempo non abbiamo potuto fare il percorso che avevamo ideato perché il Tannaro, in seguito alle abbondanti piogge che ci sono state, era esondato, ha coperto il ponte sul quale dovevamo passare, per cui c'è stato un percorso, diciamo così, in maggior parte su asfalto. Quest'anno contiamo di fare il percorso originario che si snoda attraverso le vigne, attraverso i sentieri e quindi crediamo debba essere ancora più bello e avvincente rispetto all'anno scorso. Senti Mario, qualche curiosità anche dal punto di vista delle pendenze, delle salite, quante ce ne sono? Insomma, come ci si regola per affrontare allora, il vostro percorso? È un percorso che se riusciamo a fare quello programmato ce la farete, sarà una bella giornata, e contiamo di farcela a un'altimetria totale, un dislivello positivo sugli 850-900 metri per la maratona, per la mezza maratona l'altimetria totale sui 400 metri ci sono pendenze non troppo elevate, c'è in genere qualche strappo un pochettino più ripido ma decisamente corto, quindi diciamo dal punto di vista del maratoneta, diciamo, la cosa impegnativa, bisogna essere un po' allenati ma non è una cosa impossibile, cioè secondo me non siamo a livello di trail dove invece le pendenze sono molto maggiori e molto più impegnative. Tra l'altro poi abbiamo due atleti qua che fanno anche corse in montagna, quindi della serie, poi dopo loro ci spiegano un po' le differenze, gli amici della Dragonero, poi entriamo anche in quel dettaglio. Mario, io poi ritorno con te sul percorso, anche perché
ci saranno delle cose comuni tra la mezza maratona e la maratona sul percorso, poi entriamo nel dettaglio, ma adesso io comincio anche l'excursus legato agli amici del Barbaresco, i produttori del Barbaresco. Devo fare i complimenti perché prima di iniziare la nostra trasmissione sono passati in sala trucco, vedete come si sono anche dall'abbigliamento, davvero straordinari, hanno curato i dettagli con Enrico qua al centro con la maglietta nera invece di lato bianco, insomma sono quelle chicche per i nostri telespettatori, vi ringraziamo. Bravi ragazzi, qui c'è Marco Adriano, intanto Marco vieni con me, alzati pure che ti porto le tuo regno, non lo portiamo nel vitigno perché giustamente adesso non ti facciamo lavorare, è vero o no? Hai già lavorato tutto il giorno che lavori, adesso figura, lo portiamo qui sul prodotto chiaramente finito, ti passo il microfono. Allora, qui ci sono tante belle bottiglie, naturalmente, buonasera, un po' emozionante, devi tenere il microfono un po' più così almeno ti sentono da casa, scusate le spalle voi là dietro, ma d'altronde. Allora, senti, qui ci sono chiaramente i tuoi vini, parliamo di vino Barbaresco. La prima domanda che ti faccio, visto che tra l'altro noi stiamo registrando la nostra trasmissione qui dalla piazza di Barbaresco, tra l'altro all'interno di una festa che va a celebrare proprio questo vino. Com'è andata la vendemmia quest'anno? Questa è la prima domanda. Beh, è iniziata, diciamo, bene, nonostante le temperature che sono state abbastanza calde, elevate, abbiamo iniziato con i bianchi. Te lo tengo io. I bianchi è già stata terminata, adesso stiamo andando avanti col dolcetto, e a breve ci sarà poi quella del Barbera e del Nebbiolo per il Barbaresco. Senti, dammi un po' i tempi, quando finite più o meno con tutta la produzione? Quest'anno andremo ai primi di ottobre, quindi... perché è un'annata un po' anticipata, normalmente si va da metà a fine ottobre. Ecco, per il Nebbiolo. Ecco, qui ci sono un po' di bottiglie, che cosa ci puoi dire di queste bottiglie? Beh, queste sono, diciamo, il Barbaresco di nostra produzione, noi abbiamo l'azienda a San Rocco Sinodelvia, che è nel comune di Alba, abbiamo due zone di produzione, con i vigneti che abbiamo ad Albali, a San Rocco Sinodelvia. Che tra l'altro lo scorso anno con le nostre telecamere abbiamo fatto un giro proprio anche sui vigneti per farli vedere, perché sì, insomma questa è terra del Barbaresco, quindi anche i nostri amici a casa che si intendono anche di vino, non è mica solo coro, sì. No? Ci mancherebbe altro, insomma almeno sanno anche cos'è. Che producete? Nella zona lì di San Rocco produciamo il Sanadaive, e invece poi abbiamo degli altri vigneti nella zona di Neive che produciamo il Basarin. Da una zona all'altra comunque cambia la composizione del terreno e l'esposizione. Ecco, difatti, quali sono poi le differenze? Vengono fuori due prodotti diversi. Ecco, che sono, cioè le differenze principali quali sono, Marco? Nella zona di Alba, di San Rocco Sinodelvia, sono terreni più leggeri, un po' più sabbiosi e danno dei vini, diciamo, più eleganti, più fini come... più sul floreale come tipologia di fiori secchi. Invece quelli di Neive sono terreni un po' più pesanti, un po' più argillosi, danno dei vini più, diciamo, più strutturati, più con sentore più di spezie. Questo praticamente è dovuto alla differenza della composizione del terreno. Senti, ma dimmi un po' in un menù tipo, con cosa si potrebbe iniziare di questi vini per arrivare a che cosa? Almeno abbiamo anche qualche idea. Adesso il Barbaresco come abbinamento si va su carni rosse, carni col selvaggino, o altrimenti con i formaggi stagionati e poi il massimo ancora. Quindi insomma, cioè, diamo questi consigli, perché sai, poi ci sono tanti, bisogna anche un po' orientarsi. Vabbè che chi apprezza già il Barbaresco conosce bene tutte queste cose, però della serie c'è sempre qualcuno che magari ne ha sentito parlare e magari non ha ancora provato, almeno così. Comunque il Barbaresco è prodotto con lui è il Nebbiolo che comunque in questa zona qua della Langa ha trovato il suo habitat naturale e per nostra fortuna ci dà questo prodotto favoloso. Ecco, difatti, straordinario. Va bene Marco, per il momento sei congedato, puoi intanto tornare al tuo posto, dopo arrivo anche da voi, voi non siete qui, abbiamo il direttore della cantina dei produttori del Barbaresco che riunisce tantissimi produttori, qui invece Rico delle Piane per quanto riguarda l'azienda agricola Rizzi, con loro parleremo naturalmente tra poco, adesso noi dobbiamo fare una piccola pausa per la pubblicità, non andate via perché ritorniamo tra poco ancora con tutti i dettagli sul percorso dell'eco maratona del Barbaresco, ma parleremo anche della mezza maratona per coloro che vogliono fare qualche chilometro in meno, Mario ci svelerà un po' tutti i segreti e poi naturalmente insieme a Massimo parleremo anche di quello che è il contorno di questa ecomaratona, perché oltre all'avvenimento sportivo ci sono tanti premi, c'è un pasta party davvero straordinario, che chiamarlo pasta party mi sembra già riduttivo, ma poi Massimo ci spiegherà tutto, non si chiama mica Massimo per niente, anche su questo, giusto? Piemonte in tavola.
Amici, pubblicità, torniamo tra pochissimo. Sport Special, atletica leggera e podismo, un programma di Fabrizio Gulmini. Sport Special, atletica leggera e podismo. Rientriamo dopo la pubblicità, siamo, ricordo, a Barbaresco, provincia di Cuneo, siamo in questa bellissima piazza proprio nel centro di Barbaresco, da qui, ricordo, passerà la seconda edizione dell'Ecomaratona del Barbaresco e del Tartufo Bianco d'Alba, segnatevelo sul vostro calendario, sulla vostra agenda, 6 novembre 2011. Ne parliamo naturalmente con Massimo Casagrande e Mario Forelli della Triangolo Sport, ma anche tanti ospiti dagli amici della Dragonero con Graziano ed Eufemia. Anche lì abbiamo delle cose davvero bellissime da raccontarvi, perché della serie, per quelli che pensano che non ci si possa innamorare non solo della corsa ma anche di persona, abbiamo qui una bella coppia, quindi lo dico a tutti i cuori solitari che magari può essere una buona occasione per arrivare qui all'Ecomaratona del Barbaresco. È vero, capita anche questo. Senti, ma tu oltre a fare l'organizzatore fai anche il cupido, perché insomma della serie, volevo capire Massimo anche sta cosa, dimmi. Vabbè, Eufemia è un'amica, Graziano anche, ci vediamo spesso alle corse, loro si sono conosciuti, hanno la stessa passione, quindi è una cosa bella, direi. Difatti poi entriamo nel dettaglio della cosa. Senti, ma anche quest'anno non hai badato a spese, come si suol dire, perché qui gli atleti vengono super coccolati, non è vero? Sì, cerchiamo di coccolarli, diciamo anche un po' offrendo quello che il territorio offre. Mario ha parlato dei posti sui quali si corre questa gara, ma anche abbiamo già cominciato a dire perché bisogna venire in questi posti, perché abbiamo svelato il vino, che è una delle... E non abbiamo finito, non abbiamo finito. Quindi oggi cerchiamo anche un po' di prenderle per la gola questi atleti, pur considerando l'aspetto agonistico che è fondamentale, perché abbiamo dei grandi atleti, abbiamo visto lo scorso anno delle prestazioni di livello assoluto, Graziano che è con noi, che poi vincitore già di una maratona e lo conferma oggi, Marco Olmo, grande specialista ultramaratone, Trincheri, vincitore nazionale, quindi avremo veramente Laura Mazzucco che ritornerà dopo aver vinto lo scorso anno, e quindi quelli che hanno vinto che ritornano già è un bel segnale, no? Quindi l'aspetto agonistico è fondamentale, però abbiamo visto perché vengono, perché è un territorio che produce un vino fantastico, uno dei migliori vini. Guarda già italiani, solo dalle magliette uno già, veramente, no, è vero, è curata anche la polo, la t-shirt, ecco. Scusate. E poi quindi abbiamo anche la gastronomia, difatti come dicevi offriremo a tutti un pranzo veramente di livello, abbiamo chiamato Piemonte in tavola perché è un pranzo che vogliamo servire, che non abbia niente da ridire con quello che si trova negli splendidi ristoranti della zona che ci sono, e quindi faremo assaggiare veramente anche delle specialità. Guarda, è una parte non fondamentale, però sicuramente che è stato apprezzato lo scorso anno. No, io posso imparare un po' di qua, un po' di là. No, ma io posso dire una cosa, non perché ce n'era bisogno, però l'anno scorso, insomma, visto che di eventi sportivi, come dire, qualcuno nel giro, e devo dire che mi ha colpito soprattutto perché la zona del pasta party, cosiddetto pasta party, poi era Monte proprio già beh, con i tavoli, con le posate, cioè praticamente sembrava il classico pranzo, diciamo, con le tavolate di amici, proprio curato, insomma, quando si dice si invitano degli ospiti e si vede che è una grande occasione, e sinceramente mi ha molto colpito perché è una manifestazione già al suo esordio, insomma, si sa che quando è la prima edizione magari le cose non sono sempre organizzate al meglio, già a partire così mi immagino quest'anno cosa avete messo anche il carrellino con le bomboniere, poi passate a dare, no, non lo so, magari no, noi cerchiamo di fare il possibile, abbiamo tanti amici che ci aiutano, abbiamo anche i produttori che sono al nostro fianco, abbiamo, ricordo che la manifestazione è patrocinata dalla Regione Piemonte, ed inoltre una cosa fondamentale, importantissima, quest'anno avremo anche l'appoggio della candidatura dei territori dell'UNESCO, quindi quest'anno veramente saranno schierati, perché ricordo che è una manifestazione che si corre interamente nel CRU dei territori della candidatura dell'UNESCO. Siamo oltretutto stati uno dei primi progetti inseriti in questo piano di candidatura, quindi siamo nel dossier, e quindi una manifestazione che vanta anche dei padri importanti, dobbiamo mettersela tutta e cercare di fare la più bella figura possibile. Ci vuole anche della fortuna a volte, l'anno scorso è andata bene, speriamo quest'anno di ritrovare questa
questa fortuna e questa condizione che ci permetta di fare una bella manifestazione, ce la metteremo tutta. E dopo ritorno da te, perché ci sono altre chicche che riguardano praticamente anche il corollario, non solo il pasta party, chiamalo pranzo party, che quello lì è una grande festa. Piemonte in tavola, Piemonte in tavola, Langhe, Monferrato, Roero, ricordiamo, non gli sfugge niente. E pensate che non ha ancora bevuto il barbaresco, quindi ancora, è vero. Gli abbiamo vietato, nonostante si è messo qua i bicchieri, il nostro Massimo. Allora, Mario, so che tu hai lavorato molto sui percorsi per curarli bene e mi spiegavi quali sono anche le analogie tra i due percorsi, la maratona e la mezza maratona, che fino a Neive sono sostanzialmente identiche. Esatto. Ecco, descriviamo un po' il primo tratto di questa gara, come sarà? Allora, il primo tratto con partenza da Alba prevede di fare circa un chilometro in un parco, il Parco Tanaro, che c'è vicino ad Alba, e poi praticamente si abbandona quasi subito la strada asfaltata e si sale per un sentiero abbastanza ripido che fa parte dei sentieri fenoliani verso la zona di Altavilla. Da questa parte si va direttamente nelle vigne, si scende per una discesa piuttosto ripida in riva al Tanaro, si attraversa il torrente Senodelvio, quello che l'anno scorso ha creato qualche problema di inondazione da parte del Tanaro. Quest'anno l'hanno prosciugato, ragazzi, lo dico subito. Quest'anno l'idea è di fare un ponte sospeso vedi come se le studiano. Anche se ci sarà dell'acqua, riusciamo a passare comunque. Sai cosa mi piace? Scusami Mario, mi piace proprio l'idea che quando gli organizzatori ragionano davvero sulle cose, le pensano tutte proprio per risolverle. E questo secondo me che fa davvero la differenza. Perché poi immagino anche, no, chi ci guarda da casa e dice: vabbè, di maratone è vero che non ce ne sono tante, come diceva Massimo, però anche tra quelle che ci sono, poi delle differenze chiaramente organizzative ci sono. E vedere che organizzatori come voi, come la Triangolo Sport, riescono già a calcolare queste varie ed eventuali, anche con cose artificiali, proprio per dire se ci dovesse capitare, questo mi piace, perché dovrebbe essere sempre così, questa deve essere la regola, o no Mario? Sì, secondo me l'idea, di fatto, uno dei motivi per i quali io, oltre ad averla pensata e ideata, la voglio fare e la corro, anche se con i miei tempi che non sono quelli di... Ma se vai più lento la vedi tutta, così vedi anche dietro come funziona, non c'è motivo. Di viverla dall'interno, perché in questo modo uno si rende conto di cosa vuol dire il percorso, di quali possono essere gli eventuali problemi, eccetera. E oltre, ovviamente lo faccio anche perché mi piace, perché è un grosso piacere per me farla e condividere queste esperienze che giudico positiva con un sacco di amici, con un sacco di persone che ho conosciuto e che conosco grazie a questo evento. Quindi diciamo, proseguendo il percorso, seguiremo per circa un chilometro il percorso del Tanaro e poi rientriamo nelle vigne e arriveremo poco per volta qui a Barbaresco. Passeremo in questa strada che voi vedete. Proprio qua di fianco, poi dall'inquadratura quella totale si vede questo spettacolo di paese. Un percorso, un giro attorno alla torre di Barbaresco e poi torneremo a passare qui davanti all'enoteca e andremo verso Neive. Eh sì, perché qui c'è l'enoteca regionale del Barbaresco, oltre alla cantina dei produttori, dopo con il direttore ne parleremo in particolare. Quindi, come dire, quelli che vanno un po' più lenti, Mario, si possono fermare anche a bere il bicchierino. Anzi, ovviamente è prevista davanti all'enoteca la degustazione di Barbaresco e devo dire che non so se i primi, quelli che hanno vinto, quelli secondo me no. Io mi sono fermato e ho degustato il Barbaresco durante la maratona. Bravissimo, e questo è documentato dal filmato. C'è tutto. E invito quelli che partecipano a fare altrettanto l'anno prossimo. Senti Mario, poi ritorno anche da te, perché anche lì c'è un altro pezzo del percorso. Allora, io ho parlato del direttore della cantina dei produttori del Barbaresco. Ecco, sono arrivato non con la bottiglia, sono arrivato col microfono. Allora Aldo, due cose, che tu hai un doppio ruolo. Da una parte sei il direttore della cantina dei produttori del Barbaresco, dall'altro chiaramente sei anche un produttore. Allora partiamo dal ruolo istituzionale della cantina. Spieghiamo innanzitutto quanti produttori raduna questa cantina e quanto Barbaresco viene prodotto ogni anno. Sì, la cantina dei produttori è una cooperativa, quindi raduna 52 produttori di uva, però non di vino chiaramente. Sono agricoltori tutti di Barbaresco che controllano circa 100 ettari di vigneti a Nebbiolo e quindi, anziché fare il vino a casa loro,
conferiscono il vino nella cantina che loro stessi hanno costruito 53 anni fa, qui proprio nel centro del paese. L'uva così viene ritirata, viene vinificata, invecchiata, venduta in bottiglia e poi gli utili sono divisi tra i proprietari dei terreni stessi in base alla qualità dell'uva che è stata conferita. Quindi il concetto di cantina cooperativa è molto comune in tutta Italia. Barbaresco può vantarsi di avere una delle cantine sociali, cantine cooperative più prestigiose d'Italia e non solo, perché è una cantina che fa solo vino barbaresco e che è da sempre conosciuta per un'ottima qualità e anche un ottimo rapporto qualità-prezzo. Tra l'altro, Aldo, la cosa che mi è piaciuta molto, anche quando sono venuto con la troupe per girare delle immagini proprio all'interno della cantina, è che qui arriva davvero tanta gente, non solo dal Piemonte, ma anche da diverse regioni italiane, vengono soprattutto qui a degustare. Insomma, c'è anche un turismo, vedo, molto florido anche da questo punto di vista. Certo, pensa, noi vendiamo il 60% della nostra produzione all'Expo. Nell'export e altre cantine vendono ancora di più, quindi chiaramente il vino barbaresco è un vino molto orientato a un mercato mondiale, a una clientela di alto livello, però che è sempre venuta qui per mangiare bene, per bere bene. Per noi è molto importante dare anche qualche alternativa che non sia solo enogastronomica. L'Eco Maratona è un classico esempio, è molto bello avere una maratona in zona in modo che la gente capisca che qui non c'è solo del grande vino e una grande tradizione culinaria, ma ci sono anche grandi paesaggi ed è bello venire anche per fare altre cose al di là del mangiare e bere, anche se è importante che continuino a bere tutti molto volentieri. Invece tu, in qualità anche poi di produttore, quali sono un po' le notizie che riguardano la tua cantina, la tua produzione? Anche te chiedo, come ho detto prima con Marco Adriano, un po' il consuntivo di quest'annata dalla tua parte. Come ha detto Marco prima, il Nebbiolo è l'ultima uva che si raccoglie qui in zona, è la più importante ed è l'ultima, quindi la vendemmia non è ancora iniziata, ci stiamo preparando. Quest'anno, come ormai sta diventando quasi la regola, siamo abbastanza in anticipo. Il Nebbiolo si chiama così perché una volta si raccoglieva quando c'era la nebbia, quindi metà ottobre, forse anche addirittura più tardi, e mentre invece ultimamente si raccoglie molto prima, ancora con il sole. Questo facilita molto il lavoro del viticoltore perché il sole aiuta la maturazione dell'uva, quindi direi che siamo avviati verso un'ottima vendemmia, come ormai è un po' la prassi degli ultimi anni. Quindi la qualità sicuramente non manca e non dovrebbe mancare neanche quest'anno. Quindi insomma siamo decisamente, buone notizie, diamo un po' di buone notizie in questo momento particolare nel nostro paese, abbiamo bisogno chiaramente di buone notizie che ci sono arrivate dagli amici del Barbaresco. Allora, noi andiamo a chiudere questa nostra prima parte dello speciale dedicato all'Eco Maratona del Barbaresco del Tartufo d'Alba, 6 novembre 2011, seconda edizione. Chiudiamo qui questa prima parte per chi ci sta seguendo in televisione, sul digitale terrestre e satellite, mentre per coloro che ci seguono anche via internet, pochi istanti e ritorneremo per la seconda parte, continueremo a parlare di questa Eco Maratona, mentre per chi ci segue in televisione l'appuntamento è rinnovato alla prossima settimana. Grazie a tutti e appuntamento il 6 novembre 2011 ad Alba, provincia di Cuneo, per la seconda edizione dell'Eco Maratona del Barbaresco e del Tartufo Bianco d'Alba. Sport Special, atletica leggera e podismo, un programma di Fabrizio Gulmini. Bentornati amici, continuiamo a parlare dell'Eco Maratona del Barbaresco del Tartufo Bianco d'Alba, 6 novembre 2011, Alba, provincia di Cuneo, seconda edizione per questa bella manifestazione organizzata dal Triangolo Sport. Per chi ha già visto la prima parte del nostro speciale, ritorniamo ad occuparci di questa manifestazione. Per chi ci segue naturalmente su internet, è in seguito la seconda ed ultima parte del nostro speciale. Naturalmente abbiamo tante cose da dire, dedicheremo circa 45 minuti nel complesso, insomma, a tutta la puntata, mezz'ora l'avete già vista, adesso abbiamo l'ultimo quarto d'ora, poi naturalmente ne riparleremo anche nel corso delle prossime settimane. Sono con Mario, nella prima parte abbiamo parlato un po' di quelle che sono le novità che caratterizzano il percorso di questa edizione, modificato rispetto al precedente anno, si torna un po' a quella che era l'idea iniziale messa a punto da Mario. Abbiamo detto che il primo tratto sarà sostanzialmente identico tra la mezza maratona e la maratona, poi nel momento in cui i percorsi si dividono, quali saranno un po' le caratteristiche salienti dei due tracciati? Sì. Partiamo dalla mezza maratona, Mario.
Allora, i due percorsi sono fino a Neive praticamente identici. Arrivati a Neive, che è a circa una ventina di chilometri dalla partenza da Alba, si attraversa il paese, il borgo che uno fa parte di uno dei 100 borghi più belli d'Italia, diciamo nella parte storica. Qui il percorso si divide e chi fa la mezza maratona scende a Neive Borgo, nella parte bassa, dove c'è praticamente l'arrivo e si conclude la sua corsa dopo 21 km e 100 metri praticamente. Diciamo che gli atleti saranno riportati ad Alba poi da Neive con i bus ad Alba. Ecco, quindi non è che gli fai fare un altro pezzo, che no, perché c'erano quelli a casa, ha detto va bene, fin lì arrivo, poi non è che mi fate fare l'altra mezza a piedi per esattamente, no, come bravo. L'anno scorso verranno riportati ad Alba con un servizio di bus, mentre invece chi fa la maratona segue un percorso diverso, continua e sale sulle colline, diciamo c'è un si sale verso una zona che si chiama San Cristoforo, è una zona molto panoramica perché si arriva su una collina dalla quale c'è un panorama stupendo su tutte le Langhe, su tutta la pianura padana, perché non ci sono altre diciamo così alture vicine, per cui se è una bella giornata si spazia su tutta la pianura padana. Dopodiché si scende di nuovo, si va verso Treiso e da Treiso si sale verso la zona che va sulla strada, sul crinale, che va verso la zona della Rocca dei Sette Fratelli. La strada romantica delle Langhe, esattamente. Si gira attorno a questa zona che si chiama la Rocca dei Sette Fratelli, che, dove ci sono dei fenomeni di tipo carsico molto particolare, è un paesaggio molto caratteristico di questa zona che merita vedere, e invito tutti quanti ad andarlo a vedere, e praticamente di lì inizia una lunga discesa che arriva a San Rocco Senodelvio. Da San Rocco Senodelvio si segue per un tratto di circa 2 km un bosco che è lungo il percorso del torrente, dopodiché si sale di nuovo in mezzo alle vigne ad Altavilla, cioè si ripassa nella zona che si era percorsa all'inizio del tracciato e praticamente Casarecchia, ricordiamo, sì, c'è un piccolo strappo piuttosto corto ma con una pendenza notevole che diciamo se saranno praticamente in piedi alla salita può fare la selezione potrebbe fare la selezione per i vincitori, perché è posto a circa 2 km prima del traguardo, dopodiché praticamente l'arrivo è in discesa e praticamente l'arrivo sarà nella piazza Duomo di Alba, ma preceduto diciamo da un tratto di 1 km, 1,5 km in discesa. Senti Mario, ti dico questa cosa, se dovessi darti un voto sul tracciato del percorso, come lo hai fatto rispetto a quello che avevi in mente, ti daresti un bel... Ma un 8 e mezzo, 9. Sì, direi di sì, perché abbiamo rispettato quelle che erano le idee di fare un percorso in mezzo alla natura, in mezzo alle vigne, in mezzo ai sentieri, in posti che secondo me sono decisamente belli e che merita la pena diciamo attraversare, anche se con un po' di fatica, perché nella salita si fa più fatica, ma il paesaggio e questi luoghi meritano questa fatica. E io sono sicuro che chi sceglierà di venire qui si divertirà un sacco, farà fatica, ma chi è abituato a fare questo tipo di sport, quella non la mette neanche in conto che va bene. È già più sale. È il sale di queste cose, cioè bisogna sudare. Calcoliamo pure che Casagrande la farà correndo al contrario, sai che ci sono quelli che corrono all'indietro, lui la farà tutta al contrario. L'ha fatta un sacco di volte a piedi, in bici, l'abbiamo fatta tante volte, quindi tutte le maniere. A misurare, è tutto, va bene. Dopo torno anche da Massimo, perché dobbiamo parlare anche del pacco gara, di cose bellissime. E qui attenzione, perché apriamo l'angolo, come possiamo dire, del cuore. Ecco, prima ha parlato della strada romantica e qui abbiamo invece una bella copia anche di fatto. Eufemia, ciao Eufemia, intanto ti do il microfono. E qui c'è Graziano, loro chiaramente corrono insieme, si sono innamorati. Oh, giusto per entrare nel tema della puntata, voi vi siete conosciuti a una corsa, è vero? Sì, noi ci siamo conosciuti circa 4 anni fa, un giro che hanno fatto appunto... Sempre l'ha fatta la Triangolo Sport? No, non la Triangolo Sport, però era sempre un giro delle Langhe del Roero. E quindi insomma... Della da lì... durata di 4 giorni. Ah, quindi avete proprio avuto modo di approfondire la vostra conoscenza, erano lì, per forza, è durata tanto. Tra l'altro
l'altro, Eufemia, dobbiamo subito dire che oggi, guarda, Casa Grande è sempre organizzato anche su queste cose, ti ha portato qui la scheda di iscrizione perché ha detto che vuole che tu sia la prima donna ad iscriversi a questa gara sulla mezza, perché so che tu la maratona insomma la devi ancora un po' preparare. Sì, cioè, devo ancora collaudarla. Senti, sulle mezze, ecco, visto sì. Che comunque tu sei un atleta che conosce molto bene questi posti. Ecco, come si deve affrontare un percorso come quello della mezza, possiamo dire mezza ecomaratona, no, mezza, è una mezza del Barbaresco, la mezza del Barbaresco, gli diamo, ecco, così, dimmi un po', come la vuoi preparare? Allora, logicamente se si è un po' allenati bisogna comunque cercare di non partire subito fortissimo. Come fai tu? Dove hai detto che infatti, parti subito io a razzo. Parto subito a razzo e finché ne ho vado. No, sì, magari che sono 21 chilometri. Sì, sono 21 chilometri. Diciamo che ultimamente, grazie al mio fidanzato che comunque mi allena e mi segue, ho imparato comunque a gestire bene la gara e a risparmiare le energie per preservarle anche sul finale. Senti, questi posti che chiaramente tu usi anche per gli allenamenti, che cosa ti affascinano in modo particolare anche da atleta? Da atleta mi affascina soprattutto il paesaggio, come ha accennato lui, anche il cambiamento dei colori, delle foglie, di tutto ciò che concerne questo territorio nei vari periodi e nelle varie stagioni dell'anno. Senti, sei contenta che Casa Grande ti ha fatto questa sorpresa di portarti già la scheda di iscrizione qui? La verità vogliamo! Ma diciamo che sinceramente non ero pronta a fare la mezza maratona, però questa sottoscrizione ufficiale televisiva comporta l'iscrizione obbligatoria tra virgolette. Allora intanto gliela facciamo, no. Guarda, tengo io il microfono, allora qui documentiamo in diretta al momento della firma testimonio, guarda, eccolo qui, Eufemia Magro eccetera, eccetera ha firmato, firma dell'atleta. Allora io lo dico per gli amici, allora qui firma Casa Grande per quietanza, boh, guarda tutte le cose, stacca il tagliandino. Allora Eufemia, diciamola tutta, abbiamo scommesso una cosa, allora, perché noi ti abbiamo fatto firmare qua l'iscrizione, lui ti dà la ricevuta, eccola qui, la 316, ecco, la facciamo vedere, lei c'è davvero qui. Allora, qui le cose sono due, allora o ti portiamo bene come trasmissione, perché abbiamo già detto, allora se adesso tu vieni qui e noi stiamo registrando oggi che è 10 di settembre, la gara c'è il 6 di novembre, se vinci tu sai già che l'anno prossimo devi ritornare qui, se perdi noi scappiamo e non ci sì, vi conviene scappare, no scherzo, comunque sarà no, e fatemi dire ci do 20 sì. euro, va bene, allora rifonderemo quello, me li da lui euro. Perché è lui che ha il portafoglio, è lui che gestisce. No dai, adesso a prescindere dal risultato o meno, certo che come tutte le gare io ci metto l'impegno e la passione, per cui se parteciperò sarà anche per piazzarmi bene. Esatto, se allora, si vince scritta... sempre meglio, però dai che sarà sempre una bella esperienza. Farà come le vigne, che da tu, quindi cambierà da tutto. La vedremo. Io sono molto grintosa, quindi un aspetta, tanto la vediamo sul podio. Spero gli portiamo... di non arrivare in volata. Ma tranquilla, tranquilla. Grazie Eufemia, io passo qua dietro, do il microfono a Graziano. Grazie. Graziano, allora, la stai preparando bene? Sì, la stiamo preparando bene. Diciamo che era ancora il microfono che tanto ti era sentono, ancora vai. Indecisa, poi oggi ha deciso del tutto. Perché comunque per lei correre in casa, io sono di Cuneo, lei invece abita proprio qua ad Alba, quindi è un'emozione maggiore per lei correre in casa. Senti Graziano, tu sei anche un esperto delle maratone, sì, che cosa ci puoi dire? Dovrebbe essere la mia 35esima. Se solo porto la a 35esima maratona che hai fatto. Tra l'altro tu hai un'esperienza su gare, chiaramente nazionali, poi anche all'estero. Ecco, da atleta, come vedi il percorso di questa ecomaratona? Che cosa ti piace di più? Ma a me affascina molto il fatto di correre nelle vigne, i colori che ci sono, comunque in autunno secondo me le langhe sono magnifiche. Tu tra l'altro puoi hai correre detto prima... in natura è tutta un'altra cosa, io faccio anche corse in montagna, tutte le discipline, dalla maratona 800 ho fatto, poi corse in montagna, però correre su questi terreni che poi potrebbe pensare per uno che non è abituato a fare le maratone di essere molto più difficile, però sono tutte colline dolci che anche
uno che non è preparato, cioè non è che deve essere esperto in corsa in montagna, qui basta saper correre, adeguare il passo, regolare per non esaurire l'energia all'inizio, però per assurdo potrebbe essere persino più facile di una gara maratona in piano, perché a maratona in piano tu fai sempre lo stesso passo e a lungo andare la muscolatura ne risente di più. Questi falso piani, salite, le variazioni di percorso ti permettono invece, se tu le affronti col giusto passo, di recuperare nei tratti in discesa. Quando cambia la muscolatura si riposa quasi. Quindi mi pare di capire che insomma tu consigli anzi quasi più un tracciato di questo tipo anche per un esordiente, secondo me. Oh certo, ci sono quelli che vanno a fare New York perché poi comunque ci mettono 11 ore, camminano e tutto, però per un esordiente è più facile approcciarsi a una maratona del genere che non una piatta, perché comunque non hai l'assilo del tempo, perché certo uno cerca di andare meno, dare il massimo, però il tempo qua è relativo, perché sicuramente non si può paragonare un tempo finale di questo con un'altra maratona, però la soddisfazione che si prova, poi chi non l'ha mai fatta, secondo me la prima maratona ti regala le soddisfazioni, il fatto di terminare 42 km sono inspiegabili proprio. Senti, che devi viverla là. Ecco, tu come ti stai preparando personalmente per affrontare un po' la tua gara di casa? Ma io già l'anno scorso gli avevo promesso a Massimo che l'avrei fatta. L'anno scorso avevo programmato la maratona di Torino, poi purtroppo non l'ho fatta perché mi sono infortunato. Ecco, quindi forse avessi fatto la maratona, avessi fatto l'ecomaratona, forse non succedeva. Gli avevo già promesso che l'avrei fatta, quindi già quest'anno, secondo me, faccio adesso la maratona del Lago Maggiore. Ad ottobre, sì. Ad ottobre, sì. Però è quasi come preparazione per l'ecomaratona, ci tengo di più a far bene in questa maratona. Cioè, al Lago Maggiore cerco il tempo, però ho fatto tutte le corse in montagna, perché noi abbiamo fatto campionati italiani, regionali di corse in montagna, quindi la muscolatura è preparata per la montagna. E adesso abbiamo iniziato molto con aumentando i chilometri, perché comunque la maratona è una gara che secondo me può affrontare chiunque, ma deve essere rispettata. Cioè, quindi deve allenare il fisico alla fatica, alla resistenza. Cioè, non bisogna allenarsi troppo sulla velocità, ma più sulla qualità sulla quantità. Quindi adesso noi, ripeto, stiamo registrando il 10 di settembre qui dalla piazza di Barbaresco, facendo un po' la tappa di avvicinamento al 6 di novembre, adesso così, nelle prossime settimane le prime cose da fare quali sono? Ci sono 2 mesi, ci sarebbe ancora un mese da mettere molto volume in modo da preparare il motore e poi cercare i ritmi, abituarsi anche molto a correre i lunghi su collinari. Cioè non proprio solo piatti piatti, ma abituare la muscolatura anche dopo 2 ore a fare dei tratti salita e discesa, che comunque può essere persino più rischiosa la discesa che la salita. Senti, come ci si regola per non andare fuori soglia anche per il battito cardiaco? Perché questo è un altro punto, anche perché insomma arrivare ai 42 km 195 bisogna... Sì, lì bisogna conoscersi bene, proprio i lunghissimi servono molto, perché comunque dopo circa 30 km di corsa la fatica si sente, perché normalmente un organismo fino a circa 2 ore, 30 km di corsa riesce a reggere anche senza tanto allenamento, dopo i limiti fisiologici si fanno sentire, quindi con l'allenamento uno riesce a fare, poi si possono fare dei test sulla 21 e uno riesce a capire un po', però ci sono anche test sul massima soglia anaerobica e tutto, per fortuna che è più complicato. Comunque bisogna calcolare di correre sempre sul 70-80% del massimo per poterla finire bene. Ecco, no, questi sono i consigli importanti, soprattutto anche per coloro che vogliono venire a questa gara il 6 di novembre, l'ecomaratona del Barbaresco Alba, provincia di Cuneo. Sono consigli importanti e un'occasione anche per quelli che ancora non ci sono venuti. Allora, visto che dobbiamo parlare ancora del pacco gara e poi dobbiamo chiudere con i produttori del vino Barbaresco Rizzi, facciamo una cosa, lanciamo la pubblicità, torniamo davvero tra pochissimo per il grande finale, pacco gara, e poi abbiamo anche il brindisi, insomma abbiamo ancora tante belle cose da vedere, ci vediamo tra poco. Sport Special, atletica leggera e podismo, un programma di Fabrizio Gulmini. Seconda edizione dell'ecomaratona del Barbaresco e del Tartufo Bianco d'Alba, speciale che stiamo registrando dalla bellissima piazza di Barbaresco, una delle località, dei comuni che verranno attraversati dall'ecomaratona in programma, ricordo, il 6 novembre 2011 ad Alba, provincia di Cuneo, si partirà e si arriverà lì. L'organizzazione è ancora una volta affidata alla Triangolo Sport con l'amico Massimo Casagrande e con l'amico Mario Forelli che si occupa del percorso. Abbiamo parlato nel
corso della nostra trasmissione anche con gli amici della Dragonero, con Eufemi e Graziano, che ci hanno spiegato un po' come stanno preparando questa gara, con l'amico Marco Adriano per i produttori, con Aldo Vacca che è il direttore della cantina dei produttori del Barbaresco, naturalmente anche produttore. E adesso ritorniamo sul vino con Enrico, che per l'occasione mi ha già detto: guarda che poi io mi alzo in piedi, sono più alto di te, alzati pure, fanno anche i modelli, vieni vieni Enrico, che noi andiamo verso il tuo vino. Tanto il nostro regista Roberto Genovese che ci sta seguendo, sei davvero alto, devo portarmi la scaletta per la prossima volta, vieni di qua, va, che... gioca a basket. Sì, giochi. Io sono sportivo, però la maratona la lascio fare, poi il mio fisico forse non è proprio da maratoneta. Preparati per organizzare magari una... ecco, spieghiamo un po', cos'è che fai? Vedi, anche queste cose mi piacciono, queste cose estemporanee. Allora, oltre... io oltre a essere produttore di vino, chiaramente è una mia grande passione, gioco a basket nella squadra di Alba. Come sta andando? Adesso partite? Adesso siamo in fase di preparazione atletica, quindi si sta correndo. E infatti vedo loro... Infatti so cosa vuol dire quando dicevano 20 km. Cosa? Che cosa? Perché io quando già faccio delle ripetute brevi per prepararci al basket mi esce già la lingua fuori, quindi dico vabbè, io gioco, c'è una palla, corriamo. Meglio occuparsi del vino, almeno in questo caso. Ma allora, sì, anche se siamo anche adesso in vendemmia, quindi esatto. È dura anche adesso. Ho capito, ma qua... è la vostra maratona. Allora, tu arrivi anche da una famiglia, insomma, partendo dal papà che ti ha trasmesso questa passione, poi c'è la sorella, insomma, c'è un po' tutta la famiglia coinvolta, esatto, in questa... Sì, beh, la nostra è un'azienda, ormai io sono, diciamo, la seconda generazione, perché mio padre ha iniziato e poi ha avuto, insomma, la bravura di passare questa passione a me, a mia sorella, e adesso stiamo cercando anche con i nipotini. Perché... Esatto, di fatto stavo dicendo, adesso andranno già avanti con i nipoti, così se ne parlerà. Cosa ci hai portato qui adesso oggi? Adesso qua, dato che siamo nella manifestazione Piacere Barbaresco, avevamo qua in degustazione il Barbaresco, ho fatto una decisione di fare una verticale di 3 annate, 2008, 2007, 2006. E dammi un po' anche le differenze, no? Così facciamo un po' di giusto perché io pensavo di fare delle verticali proprio perché è importante, parliamo di Barbaresco, parliamo di vini di invecchiamento, e parliamo soprattutto di vini, che è molto, davvero molto importante, ogni annata ha delle sue caratteristiche che poi le ritroviamo nel vino. Quando si parlava dell'annata di quest'anno dicevi come sarà, sì, perché la vendemmia sempre... com'è, bella, io, finché non ho tutto l'uva in cantina fermentata a posto, beh, un po' ce l'avrai, no? Adesso io sì, però sui nebbioli sono ancora in vigna, okay. Quest'anno adesso aspettiamo, ma secondo me tutte le mattine vai a fare il giro a controllare come stanno, si cerca, sì, bisogna darsi un'idea perché è importante, soprattutto quest'anno bisognerà sui nebbioli cercare di raccogliere nel momento giusto, visto che fino adesso il tempo lo permette, bisogna raccogliere quelle che sono nella miglior maturità e poi attendere magari il momento migliore per vigna, se poi le condizioni meteo continuano a essere comunque soleggiate e comunque bella come adesso, io penso che sarà un'altra grande vendemmia, come le vendemmie che ci hanno preceduto, perché a partire dal 2004 fino al 2010 e speriamo al 2011, lo mettiamo già incluso, dai, andiamo avanti. Ma sì, insomma, abbiamo un filotto di annate, una migliore dell'altra, quindi è una cosa particolare, diciamo che sarà un po' il cambiamento climatico e speriamo che quindi questo a novembre faccia anche bello per la maratona. Ma difatti volevo anche capire, no, dal punto di vista del vino, perché poi gli intenditori stanno molto attenti a queste cose, chiaramente c'è stato anche un caldo un po' oltre le aspettative, questo poi quanto in percentuale può influire sulla qualità? Ma poi dunque il caldo influisce perché abbiamo delle maturazioni, l'andamento climatico conta moltissimo nel vino, cioè dipende molto, annate più calde danno dei vini magari un po' più approcciabili all'inizio, un po' più aperti, con più profumi, bisogna valutare poi anche l'invecchiamento, annate un po' più fredde, un po'... Quest'anno è caldo, quindi di solito uno si aspetta sempre delle annate molto anticipate, quelle annate anticipate una bella, dei grandi profumi, bisogna vedere quest'anno la maturazione dei tannini, vedere come sarà la morbidezza, però io mi aspetto una bella annata piacevole, che il pubblico può apprezzare decisamente. Ci sono annate più nebbiolesche, quelle qui con la nebbia vera. Con la nebbia vera, più tardive, che quindi sono forse più per gli amanti del nebbiolo, che amano il nebbiolo quello più austero, quello più lungo. Annate come una 2006, per esempio, sono quei nebbioli che sono da aspettare un attimino. Annate un po' più dure, un po' più...
che chi ama il nebbiolo ama quella asperità, quella sensazione del nebbiolo. La 2007 sarà un'annata di nuovo bella calda, anticipata, ed è piacevole già da subito. Non so, uno lo può apprezzare, sente dei grandi profumi, e quindi insomma è bello. Il bello del vino nel nostro mestiere è che non esiste una vendemmia uguale all'altra. E soprattutto, sapete cosa mi piace? Anche come già da un'intervista di questo tipo venga fuori proprio la vera passione e la cura con la quale si fanno le cose. Quindi vino passione, non solo a berlo. Adesso noi chiaramente stiamo registrando, ma poi ci daremo anche noi al Barbaresco. Vieni con me, vieni. Abbiamo fatto anche questo excursus. Ecco il nostro giocatore di basket prestato in questo caso al mondo della Triangolo Sport. Ma Massimo, senti, ma lo vogliamo far correre prima o poi? Ci stai provando? Il capitano del Lippo Basket. No, io lo voglio vedere qua. No, ma certo. Domenica viene a Corri Sotto le Torri, così sono 8 chilometri nel centro di Alba. Esatto, loro organizzano anche quella, quindi non si fanno... È la camminata Alba nel cuore, se vuoi, quindi ci sono tante opportunità. Alla partita di Coppa non può, vedi, ha già declinato l'invito. Le Coppe si giocano in settimana, non la domenica. Sta già declinando l'invito, ve lo dico, anche se voi magari lo sentite poco in sottofondo. Senti Massimo, due cose importanti. Parlami anche del tartufo, già che ci abbiamo, perché avete capito, questa non è solo una gara. Qui si può mangiare bene, si può bere bene, poi qui è terra di tartufi, tartufo d'Alba. Sì, ma bisogna evidenziare quelle che sono le ricchezze di questo territorio, perché come il vino barbaresco, abbiamo il tartufo, è il diamante dell'enogastronomia, cioè questo prodotto fantastico, meraviglioso, che si trova proprio su questi terreni. Svegliamo nella prima parte sul Lungo Tanaro, così se qualcuno si vuole andare vuole prendersi un cane, no, gli diamo dei consigli, se qualcuno dice giusto, vado qua, dove vado, pensiamo anche a quello, gli diamo qualche indicazione, perché poi i posti sono segreti, però noi gli diciamo più o meno quella zona lì è buona. E quindi il tartufo veramente è una grande risorsa, e ricordo che tra tutti i partecipanti verrà estratto un tartufo, quindi ci sarà anche una possibilità di portarsi a casa uno di questi preziosi prodotti, e così come anche ci sarà una grande estrazione a sorteggio tra tutti i partecipanti di vino barbaresco. Lo scorso anno demmo 42 bottiglie, quest'anno daremo, ragazzi, preparatevi, 4 magnum, lo dico ai produttori, 4 magnum. Aldo comincia a preparare le bottiglie, 4 magnum e 2 bottiglie per i 42 chilometri, un magnum a testa voi e poi un altro lo facciamo mettere dal sindaco, che tra l'altro ci saluta, perché potrebbe arrivare a momenti ancora Alberto, speriamo almeno per la chiusura, Alberto Bianco, perché noi siamo davvero le ultime battute, riuscirà a raggiungere, molto impegnato questa manifestazione, quindi, che ripeto, una manifestazione prestigiosa. Faremo quindi questi premi a sorteggio, tanti premi quest'anno anche di categoria, abbiamo allargato anche le categorie, quindi ci saranno più premi nelle varie categorie, e ancora con uno sforzo non indifferente, quest'anno riproporremo nel pacco gara la maglia tecnica che già abbiamo messo lo scorso anno, che è risultata molto gradita, e la maglia che indossa il nostro testimone al Marco Olmo della Dryan, una marca di grande qualità e quindi molto, molto ambita, che riporterà il simbolo dell'Ecomaratona del Barbaresco per tutti i concorrenti. Inoltre ricordo, ci sarà la bottiglia di Barbaresco, quindi questo nel pacco gara, l'iscrizione in questo caso è già di per sé ampiamente ripagata. Si può dire che li prendete per la gola, nel senso buono, ecco, lo dico proprio nel bicchiere. E poi avremo la medaglia di finisher, quindi avremo anche questa cosa, avremo anche i massaggi, lo ricordo, all'arrivo abbiamo un servizio di massaggiatori, tra l'altro abbiamo anche, lo devo dire, l'amico Stefano, campione italiano di salto in lungo, che ben volentieri verrà ad aiutarci con molto piacere in questa situazione. Avremo tante cose, avremo questo Piemonte in tavola finale per tutti. Dammi qualche specialità di quelle che sai già che saranno protagoniste dei piatti. Vai. Abbiamo fatto i ravioli al plin, poi abbiamo fatto la carne battuta al coltello, la carne cruda, che è una caratteristica di questi posti, abbiamo fatto il brasato al barbaresco, ecco. Credo che ci attesteremo di nuovo su questi prodotti. Questo dentro nel pranzo è tutto incluso. Sì, volevo ancora ricordare una cosa che è importante, ci sarà come speaker, mentre ovviamente Fabrizio Gulmini
con la sua equipe di Telestudio 8 curerà nuovamente. Ritorniamo anche noi. Immagini, avremo sulla linea di partenza un grande tuo collega che è Paolo May, ricordiamolo, a Ostano, che è il personaggio che quest'anno ha seguito tutto il Giro d'Italia di ciclismo, quindi un grandissimo nome del giornalismo, quindi abbiamo una coppiata veramente. Cercheremo di lavorare tutti. Quindi sicuramente tutti il prodotto che se lo merita, perché poi al di là di tutto, ma ve ne siete già resi conto anche dalla location dove stiamo registrando, dalle cose che abbiamo detto, dalla cura del percorso, insomma c'è tanta passione ma anche tanta professionalità, perché sappiamo che delle volte magari c'è tanta passione ma magari l'organizzazione delle volte non è sempre così. Qui invece devo dire, proprio perché ho già toccato con mano tutto il discorso, se vi devo dare un consiglio, ve lo dico proprio spassionatamente, sì, fate anche solo la mezza, se proprio non siete allenati per la maratona, ma venite. Sì, diciamo qui ancora una cosa, dobbiamo, questo è anche un grosso vantaggio, perché i comuni, oltre ad Alba, che è la capitale delle Langhe, quindi ha delle potenzialità anche di strutture come spogliatoi, palazzetto, cioè, e la piazza di partenza. Volevo solo ricordare che dopo prometto ai telespettatori, tolgo il microfono con la batteria, perché voleva dire solo due parole. No, ma questo è fondamentale e sostanziale. Se questa maratona si corre, bisogna drammatizzare un po', perché i comuni di Neive, di Barbaresco, di Treso hanno già dallo scorso anno, e hanno confermato quest'anno, tutto il loro appoggio fondamentale, si avvale di tutti i volontari della Protezione Civile, del sindaco, e quindi grazie al loro impegno che questa manifestazione si realizza, perché attraversa tutte queste colline presidiate costantemente da volontari e diretti dal comune, quindi questa è una delle forze della manifestazione. Insomma, percorso davvero presidiato per evitare qualsiasi problema. Mi dice il nostro regista Roberto Genovese che ormai dobbiamo chiudere. Allora, io so che dobbiamo chiudere nel migliore dei modi con il brindisi. Allora, qua bisogna aggiungere ancora qualche bicchiere, che li avete già preparati lì. Potete alzarvi tutti. Noi così andiamo a chiudere questa presentazione. Guarda che bel quadretto, davvero straordinario, con questo brindisi davvero eccezionale. Certo, arrivo anch'io, grazie. Vedi le cose belle. Oh, finito di lavorare, si può chiaramente chiudere nel migliore dei modi. Io ringrazio anche Paola che ci ha fotografato durante questa nostra registrazione. Ringrazio davvero tutti i protagonisti di questo nostro speciale. Ricordo l'appuntamento, 6 novembre 2011, ci ritroveremo ad Alba in provincia di Cuneo. Partenza e arrivo della seconda edizione dell'Eco Maratona del Barbaresco e del Tartufo Bianco d'Alba, e naturalmente passeremo tra i vari luoghi incantevoli attraversati da questa gara, anche qui da Barbaresco, che ci ha ospitato per questa registrazione live. In bocca al lupo davvero a tutti, grazie a tutti, grazie ai produttori di Barbaresco, grazie alla Triangolo Sport, grazie agli amici della Dragonero. Ci vediamo il 6 di novembre per l'Eco Maratona del Barbaresco e del Tartufo Bianco d'Alba. Salute a tutti, salute! Telestudio8.it ha presentato Sport Special, atletica leggera e podismo, un programma di Fabrizio Gulmini. Arrivederci alla prossima puntata.